Ci siamo. Sarà probabilmente il penultimo allenamento che riesco a fare prima della gara di Trapani, dato che mancano 2 settimane alla partenza. Potendo allenarmi soltanto nel fine settimana, mi mancano un paio di allenamenti, massimo tre. Oggi esco perché il meteo è buono, la prossima ottima giornata, ed è perché, anche perché è sabato, quindi posso. C'è stato un cambio dei campi di gara di Trapani, probabilmente la costituzione di una MP ha causato la rivisitazione dei campi previsti e quindi sono cambiati, un po' più spostati verso Trapani. Importante? Sì, campi molto più piccoli, probabilmente qualche disagio, qualche considerazione in più da fare, comunque tutto da vedere durante la preparazione. Oggi invece mi alleno con un tipo di pesca che potrei attuare lì a Trapani, ma ora vi spiego tutto. Ciao, ciao, ciao. Eccoci qua, buongiorno, su strada, pronti per andare a fare un po' di benzina e avere il massimo di capacità per spostarci e fare una bella pescata, ma soprattutto un buon allenamento. Come ho detto, probabilmente questa sarà la penultima uscita che potrò dedicare all'allenamento prima del campionato. È ovvio che ho mantenuto la costanza durante tutta l'estate. Mi piacerebbe avere qualche opportunità in più, ma i tempi sono quelli che sono. Posso però soltanto prendere fine settimana, vediamo casomai se riesco a fare un sabato e una domenica insieme, ma molto dipende anche dal meteo a questo punto. Come vi ho detto, c'è stata questa piccola variante che riguarda i campi gara di Trapani. Sono stati spostati, spostandoli verso Trapani piuttosto che verso San Vito. Mi hanno detto perché probabilmente sarà istituita un'area marina protetta in quella zona e quindi l'organizzazione non ha potuto utilizzare più quelle coordinate. Detto questo, probabilmente penalizzati quelli che hanno potuto o voluto preparare questi campi già da un po' di tempo per avere, diciamo, una situazione molto più chiara. La mia intenzione è quella comunque di preparare 3 giorni sul campo, 3 giorni sull'altro, quindi 6 giorni di preparazione possono essere sufficienti. Bisognerà un attimo ristudiare i campi con le caratteristiche e comunque impostare anche un'idea di strategia per la gara che poi dovrà trovare riscontro necessariamente nella preparazione. Comunque, detto questo, non mi resta che allenarmi per questa attività, probabilmente favorendo un po' più di basso fondo e la ricerca, diciamo, di pesce bianco, piuttosto che far cose strane a sgancio su alti fondali, eccetera, eccetera. Proverò anche i fucili che utilizzerò nella gara, ve li farò vedere. C'è anche una sorpresina che consiste in un regalo che mi ha fatto Enrico, ma ve ne parlerò dopo poi in barca. Per ora rimanete con me, iscrivetevi al canale, questo è un buon momento, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi qui perché così consentite al canale di crescere e di proporre ovviamente gli stessi contenuti a più persone. Comunque, dai, benza e scivolo. Ciao, ciao, ciao. Oh ragazzi, che figata, guardate un po'. Tutto tace, anche il motore silenzioso. Va bene, cerchiamo di sfruttare la situazione. Come al solito in questo periodo pre-gara bisogna avere molte accortezze, tra cui effettivamente quella di proteggere le orecchie nei trasferimenti, anche se si è bagnati, perché un minimo di otite, qualche problema fisico potrebbe compromettere la gara. Io già ho qualche problemino qui a sinistra, però vediamo. Qui è saltato un cefalo enorme, che quando salta così ci sono più di un motivo. Quindi in basso fondale stanno entrando anche i predatori. Molte fisime che riguardano il fisico, che riguardano l'allenamento, che riguardano lo stile di vita, anche l'adattamento del fisico a certi orari, tutto quanto da programmare. Mancano 3 settimane alla gara, quindi va tutto fatto. E lo faremo. Dai, andiamo. Ciao, ciao. Oh, eccomi qua al primo punto di pesca, un gran caldo, comunque devo proteggere le orecchie, come vi ho detto. Ho una buona sensazione perché sembra veramente autunno, una situazione particolare a parte il caldo, però calma, un po' di risacca, buona visibilità, e insomma è da sfruttare e bisogna allenarsi tutta la giornata. Vi avevo accennato qualcosa a proposito di alcuni fucili, dei regali fatti per me da parte di Enrico. Attenzione, questi sono fucili fuori produzione, ovviamente per la collaborazione che c'è con Enrico. Sono riuscito insieme a lui a progettare tutta la linea Piragna, che ovviamente, diciamo, ha avuto un gran successo nelle dimensioni standard. Però, proprio perché, insomma, per questa collaborazione, anche perché Enrico mi vuole bene, mi ha fatto un paio di regali andando fuori standard sulla produzione di alcuni fucili che, secondo me, per quanto riguarda solo i garisti, sono fondamentali. Adesso ve li faccio vedere.
Allora, questo ovviamente è il Piranha Classico 60, al quale però è stato applicato, come avete visto, un mulinello che ci toglie da molte problematiche relative a cattura in tana in profondità, dove alla fine col mulinello possiamo anche risalire e avere sicura certezza di dove si trovi la tana senza dover pedagnare. Questi invece sono i fuori misura, come volevo dire, un Piranha Mini, un 40 che ti toglie da tutte le situazioni particolari in cui le tane sono piccolissime, con delle modifiche che riguardano sia il calcio minimale, minimo ingombro. Ovviamente qui è poco probabile mettere la videocamera perché bisogna effettivamente tirare fuori il pesce da dei posti assurdi. L'altro invece è questo bel carbonio Piranha 75, armato però con la famosa asta, quella di Nicola Riolo, questa qui che consente comunque di avere questo duplice impiego sia a Reitiana che Fiocina, un fucile che secondo me in tana è polivalente. Grazie ad Enrico per averlo fatto in carbonio. Vi ricordo, i fucili in carbonio della DC Hunter sono soltanto quelli legati alla linea Fury, e quindi con tutte quelle caratteristiche che vi ho già descritto. In particolare questo è un tubo in carbonio, diciamo, fatto apposta, ordinato apposta per questa situazione, ovviamente con guida asta integrale. Sostituisce il mio 75 con le stesse capacità, fatto in maniera artigianale, e che dire, massima professionalità, grazie Enrico per questo. Non so se dirvi di non rompergli le scatole per avere gli stessi fucili, perché sarà poco probabile, però magari se insistete un attimo. Ok, bando alle ciance, si muore di caldo, devo entrare in acqua e dare un senso a questa giornata d'allenamento. Dai, ci vediamo nel blu, ciao, ciao, ciao. Può capitare che sia proprio il primo tuffo quello con le sorprese più belle. In questo caso mi ritrovo al primo tuffo a osservare una situazione che mi lascerà un po' imbambolato. Mi ritrovo di fronte a un muro di saraghi in lontananza che non si possono ben vedere, anche perché ho dimenticato di fissare il carichino bene sul fucile. Comunque questi pesci si avvicinano e subito dopo arriva un branco di cefali, anche piuttosto belli, ai quali però deciderò di non sparare. È un effetto un po' di confusione che mi lascia ovviamente imbambolato, soprattutto perché, come ho detto, è il primo tuffo. I cefali si avvicinano, tra questi noto che uno ha una ferita probabilmente causata da un serra, che poi vedrò in questa seconda tornata insieme al gruppo di cefali. Insomma, tutto il primo tuffo e non riesco a prendere la decisione di sparare. Inutile dire che dopo questa prima esperienza passerà parecchio tempo prima di poter vedere qualche altro pesce, e in questo caso la maggior parte delle volte si fallisce il tiro. Va bene, mi sposto un po' di fondale e comincio ad aumentare le quote. In questo caso il sarago l'ho visto dall'alto, ma ferisco solamente il pesce che si va ad intanare. So perfettamente che questa zona non lo manterrà e quindi lo vado ad inquadrare giusto per farvelo vedere. Non avrò mai il tempo di tornare al pallone, prendere il corto e cercare di insidiarlo. È arrivato il momento di provare il 75 a Fiocina. Ecco, ho visto un sarago entrare in tana, ho anche depotenziato un attimo il tiro del fucile caricandolo a una tacca intermedia e sono riuscito anche a distanza a colpire il sarago. Beh, se consideriamo che questo è il primo tiro del fucile, devo davvero considerarmi soddisfatto. Il 75 come dimensione è piuttosto ingombrante rispetto a 60 o addirittura a un 55, però con qualche scamotage, tipo quello di portare il braccio indietro nel momento in cui vado a osservare all'interno delle tane, diventa effettivamente molto gestibile e comunque offre una riserva di potenza molto più elevata rispetto agli altri fucili come il 60.
Quindi è davvero un'arma polivalente che può essere impiegata soprattutto in gara e per risolvere diverse situazioni. In questo caso, ancora depotenziato, riesco a sparare in tana e a prendere il pesce, ma nel caso di situazioni in cui il pesce sia sfuggente o rimanga distante, comunque con quest'arma sono sicuro di poterlo insidiare. Come detto, oggi mi serve da allenamento anche per testare le armi che userò al campionato e quindi mi vado a impelagare in mezzo alla Poseidonia con questo fucile di dimensioni un po' più lunghe, ma comunque adatto per la pesca in tana. Voglio prendere bene le distanze e prendere confidenza con quest'arma e tutte le possibili combinazioni che potrò utilizzare in gara. C'è poco da dire, l'arma è ben settata, il guidasta fa il suo dovere e l'asta è praticamente infallibile in queste condizioni. Galvanizzato dai successi di questi primi tiri, cerco di esagerare e spingere un attimo la situazione. Questo sarago che si avvicina all'aspetto, ovviamente, sarebbe caduta facile preda del 75 se avessi aspettato ancora un po', ma ho voluto sparare a una distanza un po' più elevata e il pesce è scartato. Però il fucile è davvero potente e sono sicuro di poterlo utilizzare anche all'aspetto. Vado a controllare all'interno della tana se il sarago mancato è rimasto fermo per potergli dare il colpo di grazia, ma non lo ritroverò. Va bene, non fa niente. Quando bisogna testare le armi, bisogna anche esagerare, sparare oltre i propri limiti, giusto per capire quali sono i numeri di queste nostre armi. Decido di tornare verso l'imbarcazione per potermi spostare e cambiare zona e lì vicino vado a controllare questo spacco che spesso mi dà qualche sorpresa. Sorvolo sullo spacco con l'intenzione di vedere se effettivamente al di sotto qualche pesce gira e nel momento in cui riesco a notare la presenza di un sarago, il 75 non mi offre nessun problema ad allineare e bloccarlo. Insomma, posso ritenermi davvero soddisfatto di queste prove. Mi sono spostato un po' più verso terra, in una zona di lastre dove ultimamente avevo visto che i saraghi si concentravano. Arrivato sul posto mi rendo conto che la presenza dei saraghi non è così massiccia come l'ultima volta, ma alcuni si sono fermati. E guardate un attimo, a questa distanza, ancora col 75, come riesco a fermare il sarago che aveva deciso di fermarsi proprio all'imboccatura di questo spacco. Beh, è inutile, devo continuare a fare il mio elogio a questo fucile. Davvero un'arma totale, soprattutto in condizioni di gara. Altro spostamento con la barca e come al mio solito questa volta entro con il lungo perché non vorrei avere sorprese. Incomincio con degli aspetti in questa zona di grotto che si staglia tra fango e posidonia. Voglio vedere se gira qualche predatore in queste condizioni anche di visibilità che va a peggiorare. Purtroppo non sono stato abbastanza veloce da accendere la videocamera e farvi vedere
la cernia bianca che è scattata da questa zona di sabbia per entrare in questo buco. Sono convinto che sia la sua tana e, nonostante i miei numerosi tentativi per poterla far muovere, sono riuscito soltanto a vederne parte del dorso grazie alla modula. Era un pesce davvero molto furbo che, una volta entrato in questo spacco impossibile, è sparito alla mia vista. Sono convinto che sia la sua tana e quindi pedagnerò il posto e marcherò la zona facendo altri tentativi, ma non avendo successo. Peccato, dovrò impostare la prossima volta qualche azione diversa, magari cercando di trovarla all'esterno. Inizio quindi a razzolare l'intorno, a fare delle planate e degli agguati e effettivamente devo dire che qualche sarago che gira riesco a vederlo, soprattutto in prossimità di questi spacchi. È una zona molto limitata, non estesa, e quindi il pesce, se c'è, si concentra proprio tra queste rocce e la sabbia. Rimango qui all'aspetto nel tentativo di far avvicinare il saraghi quelli un po' più interessanti e importanti rispetto agli altri, ma non ci riuscirò. Dovrò azzardare qualche tiro in tana e cercare di aver fortuna. Finalmente in questo spacco riesco a individuare la schiena di un bel sarago. Tiro, nonostante l'imboccatura della tana sia un po' troppo frequentata, e alla fine sbaglierò il mio tiro. Deciderò quindi anche di cambiare arma per avere qualche possibilità in più all'interno di questi spacchi. È come quindi andare in giro razzolando con il 60 questa volta, che mi consente di ispezionare questi buchi essendo già pronto a scoccare il tiro direttamente allineato. Così, grazie anche alle ottime caratteristiche del 60, riesco ad inanellare alcune catture, quel sarago e anche una bella cerniotta che mi sarò trovato di fronte all'improvviso e che riuscirò a portare sotto il pallone. Oh, eccomi qua, allenamento finito, è anche abbastanza tardi, sta per tramontare, mi sono anche incontrato con Enrico che era a fondo dall'altra parte a fare un po' di sgancio e niente, che dire, un allenamento specifico perché mi sono buttato nella Posidonia stamattina per avere un'idea di quello che può essere il campo, ho cercato pesce bianco senza forzarmi su altre cose e qualche errore è stato fatto, ho provato ovviamente ed è un ottimo risultato il Piranha 75, eccolo qua, guardate, è fuori produzione, questo è solo per me. Ho continuato a utilizzare le armi che utilizzerò per il campionato, peccato per la bianca che mi ha fatto fesso per un po' di volte, avrei voluto prenderla, però ho segnato la tana, penso che sia lì e basta, diciamo, sono stato fortunato con un paio di occasioni, ho visto una cerniotta, l'ho presa, e i saraghi sono insomma così così, però l'importante oggi era allenarsi, fare tanto movimento entro i 15 metri, parecchio ritmo, ed è quello che ho fatto, mi sono sentito bene, quindi alla fine va bene così. Vai, vi faccio vedere il carnierozzo di questa uscita. E voilà, eccolo. La cerniotta, che è probabilmente il pesce migliore, qualche sarago un po' importante, qualcuno piccolino. Va bene, come detto, oggi era allenamento, metto poco focus sul pesce, sulla pescata, tutto quello che volevo fare era allenarmi, l'ho fatto, come vi ho detto, provare qualche arma e ha funzionato, quindi per il resto adesso mi cambio velocemente, mi copro l'orecchio, che non mi ha dato tantissimo fastidio e sono contento, alla fine diciamo sono contento di questo. Poi mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate qua, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima, ciao.
Grazie di cuore per aver seguito fino alla fine anche questo video. Se siete interessati ai contenuti, iscrivetevi al canale, condividete e fate in modo che più gente si possa iscrivere, in modo tale da poter rendere sempre più fruibili i miei contenuti. E se soprattutto siete curiosi di sapere come sarà andato il campionato o quello che sarà successo, beh, aspettate. Oh, ecco, siamo arrivati. Questo oggi sarà il mio ultimo allenamento prima della preparazione, prima della partenza di giocatori.